Ciao, eccomi con un nuovo video. Il video di oggi è una collaborazione con We Love Giulietta. Ciao Giulia. E questo è un video tag che mi è stato già taggato un po' di tempo fa dalla Gretaccia, con cui mi scuso se riesco a farlo solo ora. Quindi nell'info box vi metterò sia il canale di Giulia, di We Love Giulietta, che della Gretaccia. E questo è un video tag, il libro Rispondi, ideato da Stefi 1986. Però io a questo punto l'ho visto dalla Gretaccia e da Nadia Tempest, devo essere sincero, ho fatto le domande e le sto prendendo dalla Gretaccia. Ciao bella. E praticamente devi rispondere a delle domande puntando il dito in un libro, però io volevo farlo un po' più particolare al mio stile e quindi ho preso questa rivista per gente acculturata che si chiama Incredibile ma vero, incredibile. Praticamente io farò questo tag con la donna con le due vagine e la donna è sposata la donna con più piercing al mondo. Cioè, ho due vagine ma dico no al porno. Le hanno offerto milioni per un film hard. Iniziamo allora. Questa parola indica la tua personalità. Capita la donna con due vagine con un uomo con due peni. Allora, vabbè che ci sono molte foto, quindi. No, poi dopo comunque voglio leggere qualche di queste notizie perché ci sono delle notizie allucinanti. Allora, questa parola indica la tua personalità. Bisogno. Bisogno. Bisogno, la mia personalità, bisogno perché io ho sempre bisogno di andare al bagno. Io se non faccio la pipì, la mattina, quindi ho un bisogno urgente. Quando c'ho un bisogno urgente, sa da fa. Quando bisogna farla, bisogna farla. Bisogna perché c'ho bisogno di tanto amore. Sì, c'ho bisogno di tanto amore. Questa parola indica ciò che desidero. Galline. Chiuso in un pollaio ed è stato allevato dalle galline. Ecco l'uomo che fu allevato dalle galline. Minchia. Quindi io galline, questa cosa indica ciò che desidero, una bella gallinella, una bella pollastrella. Ma no, ma non mi serve, già ce l'ho la pollastrella. Questa parola la dedichi ai tuoi nemici. Cosa? È proprio a caso, eh? Funerali. No, beh, no, funerale no, non si augura la morte, non si augura a nessuno, anche al peggior nemico la morte non si augura. Però è uscito funerale, quindi nemici cantati perché è uscito così. Però è uscito nell'articolo, a Pechino hanno proibito gli spogliarelli e i funerali. Ma perché a Pechino fanno? Ci sono 12 compagnie di strip che svolgono 20 servizi al mese e costano 320 dollari a funzione, ma secondo la tradizione portano fortuna e fanno affluire tanti amici e parenti. Ma pensa Dio. Cioè, per far andare la gente funerale in Cina fanno gli spogliarelli. Cioè, bisognerebbe farlo pure in Italia. Ma in Italia bisognerebbe farlo pure la domenica. Cioè, no, non la domenica. Durante la settimana, le messe. Non c'è mai nessuno. Ed è una tristezza vedere questi preti che fanno queste messe per uno o due vecchietti. Però magari se si organizzano con qualche lap dance, o pole dance, magari fanno il pienone così. Comunque, funerali. Quindi, i miei nemici, grattatevi perché. Mi aspetta, non lo so, così dice, non è colpa mia. Questa parola indica la tua sfera sessuale. Drammatico. Ah beh, sì, perché la mia vita sessuale è un dramma. Sì, dai, drammatico sì, perché veramente. Attualmente la mia vita sessuale è veramente un dramma. Quindi sì, mi è proprio a pennello. Questa parola indica ciò che non ti accadrà mai. Che grattamo, che dopo papà il funerale è già uscito almeno. Guinness. Questa parola indica ciò che non ti accadrà mai. Guinness. Non mi accadrà mai di vincere un Guinness dei primati, di fare un Guinness dei primati. Ma che io ci sto provando con mangiare schifezze, di vincere qualche Guinness, qualche record, ma mi sa che no, non accadrà mai. Questa frase, a frase, questa frase sogni di tatuartela. Con tanta sporcizia, viso e corpo si sono deformati.
Quindi io mi dovrei tatuare qua con tanta sporcizia, visto che i corpi si sono deformati. Nella serie, da lavate, ogni tanto lavate. Io mi lavo, lo giuro, parola dei Boy Scout, io mi lavo. Però era nell'articolo, non si lava da 60 anni. L'uomo più sporco del mondo, un eremita che vive in Iran, rifiuta di lavarsi nella pipa, fuma sterco di pecore, mangia carne di istrice, marcia, vive in un buco scavato nella terra. Ma è gentile e simpatico. Quando conta la personalità, conta più dell'apparenza. Mamma mia, eccolo qua. E cerca moglie che fosse interessata. C'ha una grande personalità, ma non si è lavata 60 anni. Io lo metto su Facebook, cerca l'anima gemella, piccolo particolare, non si lava da 60 anni, però è molto simpatico. È gentile e simpatico. Ma come fai a dire se è gentile e simpatico se è un eremita? Schifoaccio, chissà perché. Comunque io riconosco qualche gente, qualche un po' di persone che non si lava da un po' di tempo, forse sono eremiti pure loro. Vabbè. Allora, questa frase è quello che faresti in cambio di ricchezza immediata. Anche sono preoccupato. Allora, il primo massaggiatore di seni per donne in gravidanza. No, aspetta, devo leggere. Fa massaggi al seno delle donne in gravidanza, stimola. Fa massaggi al seno delle donne in gravidanza, stimola la produzione del latte e fa bene alle neomamme, e in più è garantito dalle istituzioni sanitarie cinesi. Cioè, in Cina veramente se inventano tutte. Però dai, potrei fare il massaggiatore di seni per stimolare il latte delle donne in gravidanza. Sì, dai, è un lavoro che manca. In Italia c'è tanta disoccupazione, è un lavoro che potrebbe rendere. Sì, è un lavoro che chi è che non farebbe massaggiare. Quindi, vabbè, io mi offro come volontario, sì, dai. Sarei il primo a farlo in Italia, dai. Questa frase la userai per abbordare. Allora, non ho problemi a mostrare le mie parti intime, non mi imbarazza. Tipo, no, io mi avvicino a una, dice: no, ciao, come ti chiami? Io non ho problemi a mostrare le mie parti intime. Mette in uso, poi chiamo la carabinieri subito. Cioè, no, ma dovrei abbordare. Ciao, bella, sei molto figa. Cioè, ti posso offrire un drink? Poi, se vuoi, io non ho problemi a mostrare le mie parti intime. Vabbè, dai, mi è uscito a quella: ho due vagine, ma dico no al porno. Lei sostiene di avere due vagine, è un argomento ideale per rompere il ghiaccio in una festa. Vabbè, ma dico perché non. Lei sostiene, vuol dire che non è confermata questa cosa. Non. Questa frase rappresenta il tuo futuro. Minchia. Ha rischiato di morire perché aveva mangiato una lampadina. Beh, mi pare ovvio, dopo che mi sono mangiata la torta di marshmallow, poi non sono morto. Mi potrei mangiare. L'unica cosa che mi è rimasto da mangiare è il cibo per cane, non comincio a mangiarmi le lampadine, il vetro. Ci sono quelli che si mangiano il vetro, no? Ma magari pensa che mi è rimasto da una lampada di assaggi. Oggi assaggerò le ultime lampadine dell'IKEA. E come schiattare subito. No, dai. La madre è sempre preoccupata. Una bimba di 3 anni ha un disturbo alimentare che la spinge a mangiare sostanze non nutritive come la carta e il gesso. Non può fare a meno di mangiare mattoni, plastica e vetro. Madonna, scadale, ma che davvero? Allora pure io ho qualche problema alimentare che mi mangio certe stupidezze. Tagga 3 persone e dedica loro questa frase selezionata. Una frase? È caduto da un albero, si è rotto un braccio. Questa la dedico a voi. Vi auguro di non cadere, rompere più in braccio. Però io taggo Rebecca Cattaneo, Cool Jewelry Turner 70, il piccolo Ruby e Sole Channel. Non vi auguro di cadere e rompervi un braccio, non sono così cattivo. Ciao, e come ci vediamo al prossimo video. Andate a guardare il video di Giulia. Ciao Giulia, un bacione.